Ah, benissimo. Ah, qui è proprio festa. Perché? Cellulari, luci accese. Ehi, io pensavo di ritrovarvi già con la luce soffusa, a dormire. A dormire no, un po' difficile. Però, ragazzi, è tardi. Lo vedi che hai sonno? Non è vero. Anzi, guarda, adesso che faccio? Prendo questo e me lo ricomincio. Me lo finisco tutto. No. Ah, assolutamente no. Allora, prologo all'università. Sono le 9. È ora di spengere tutto e di iniziarsi a rilassare. Perché? 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 Perché domani rinizia scuola. Non è vero. E dovete andare a dormire presto, perché adesso voi non siete abituate. Allora, mamma, dai, dici, non è vero quello che dici tu, perché cosa? Non ti crede nessuno. Ma su cosa? Domani mattina dove ci puoi portare? Che sorpresa ci stai facendo? Dai, diccelo. Dai, io sono super curiosa. Anch'io sono curiosissima. Allora vi devo dire la verità. Vai, sì. Domani vengo e vi vengo a svegliare massimo per le 7:15. 6:30, okay. 7:15. E dove andiamo? Perché? Ma avete scoperto? Domani mamma vi porta al primo giorno di scuola! A te e a te. Io mi rifiuto, Maria, io me ne vado. Maria, io mi rifiuto. Io sto male. Ti fa male la gola? Sì. Primi attacchi di mal di testa, di mal di gola. Maria, io me ne vado. Io non ho capito il gioco. Gelato? No, io me ne vado. Marianna già sta perdendo la testa. Dove stai, Marianna? Gelato? Non ho capito. Letto. Maria, io me ne vado. Non accetto. Lo devi accettare. Purtroppo lo devi accettare. Non accetto. Nel lo dice bene, pure nel male, lo devi accettare. Lo dice pure Ardin, lo dice anche Ardin. Sì, oh Madonna santa, questo Ardin. Ecco, mettiti vicino a Ardin, a Tessa, ai tuoi amici, al libro. Ci coccola il libro. No, stavo scherzando. Coccolati il tuo telefono e ti addormenti. Veramente bello. È bellissimo. La mia coverta. Dai, spingiamo il telefono. Su. No. Dai, fammi vedere che spingi il telefono. Cancello tutto. Ok. Bravissima. Perfetto. Te, Mari? Buonanotte. Spingiamo le luci. Okay, facciamo vedere. Vai, spingi. La fai? No. Ce la fai, Desi? Ok. Prima luce spenta, seconda luce spenta. Guardate. Dai, la televisione come sempre ve la lascio accesa, perché ragazzi dovete sapere che le sorelline pazzerelle non dormono se non hanno la TV accesa. Desire non dorme se non ha la TV accesa. Vabbè, un po' tutte e due. Ok, quindi mi raccomando, stanotte dormite, cercate di dormire, rilassatevi, ok? Che domani è un grande giorno. Mamma mia, come la vedo dura. Bello, eh? Buonanotte. Bacino. Cucchio. Bacino a te. Fate i sogni d'oro, non sognate troppo le maestre e i professori, ok? Ma io non riesco a dormire, mi manca qualcosa. Non mancano pelucci. Sì. Manca qualcosa. Non manca nulla. Le coperte. Ah, è vero, hai ragione. Vai. Coperta a te. E coperta a te. Perfetto. Adesso siamo al completo. Mamma mia, già mi sto a morire di gallo a vederle.
buonanotte e ci vediamo domani mattina. Sì, sì, sognate il mare, ciao, il sole, il caldo. Buonanotte. Buonanotte. Cosa ci fa adesso, Maria? Ma buongiorno! Buongiorno, signorine, ma voi già state sveglie? Sì, perché lei ha messo la sveglia. Ho anche partecipato di 5 minuti. Ragazzi, buongiorno a tutti! È arrivato il primo giorno di scuola. Oggi è 11 settembre. E dobbiamo iniziare il nuovo anno scolastico. Aiuto. E io pensavo di trovare queste signorine proprio nel coma più totale. Invece già sveglie con la lucetta accesa. Mi avete stupito, lo sapete? Io ho cercato di svegliare Desiree 2 volte. È suonata la prima volta la sveglia, poi per sbaglio l'avevo posticipata. Perciò Desiree poi si è rimessa a dormire. No, invece a me mi è suonata la sveglia, mi sono svegliata di botto e non capivo nulla. Dico, oddio, che cosa sta succedendo? Perché c'ho la sveglia che mi suona? Un attimo un trauma, non capivo. Ho dovuto un attimo realizzare perché non capivo perché mi stesse suonando la sveglia. Adesso svegliamoci. Buongiorno, buongiorno, dai, tutti a scuola, tutti a scuola. Aspetta, svegliamole meglio, ragazzi. Guardate mamma che fa. Oh, accendiamo la luce. Adesso sì che si può dire un buongiorno. Oh, buon dì. Allora, come avete dormito? Perché mo sta qua? È calata. Come avete dormito? Bene? Sì, bene, ma solo che ho sognato la bisceglia, la professoressa. Oh mamma. Ne usavamo una festa e ci sa pure lei. Ah, ecco, meno male che veramente ieri sera mi avevo detto mi sognati i professori, ti sei sognato veramente. Sì. Io veramente non so che ho sognato, perché stavo, facevo così. Ma tu questa notte sei venuta da me, mamma, ma io non riesco a dormire, non so neanche che ore erano. No, io chiudevo gli occhi, però dopo un po'. E vedevi la scuola e quindi gli incubi, dici oddio non riesco a dormire. No, magari mi addormento. Poi però mi risvegliavo perché eri ansiosa, lo so. Che e anche, ti batte il cuoricino. E anche stamattina. Fammi sentire, sentiamo. No. Questo momento ti batte veloce veloce il cuore. In che senso questo momento no? Questo momento no, eri morta. Allora, ci andiamo a vestire? Volete fare prima colazione? Cosa volete fare? Io non faccio colazione. Ma falla questa mattina, una bella colazione con latte e cereali. Non ti va? No. Allora, mamma vi va a preparare la colazione, ti va a preparare la colazione. Marianna, intanto che sbadiglia, pensa a cosa. Ah, a proposito, ma vi siete preparati già le cose? Mm-hmm. Panni, tutto quanto? Sì, devo solo prendere le scarpe. Ok. E ah, ma qui vedo anche un qualcos'altro. Che abbiamo qui? Il nuovo grembiulino di Desiree. Ah, ti sei scelta questa alla fine? Sì. Quello nuovo. Bello. Perché hanno, come avevi detto tu nel video, hanno nuovo cose nuove. Hai ragione. Quindi dopo ti vedremo indossato con questo bel grembiulino nuovo. Ok. Allora vado a preparare la colazione. Voi alzatevi, ok? E wow. Si inizia questa lunga giornata. A posto. Ok. Buongiorno! 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 Non mi sono riuscita a alzare. Vi aspetto di là. Ok. Eccoci qua. E che le signorine! Eccoci lì! Sei svenuta dalla felicità. E fatemi vedere quanto siete felici.
Mamma mia, una gioia infinita proprio. Ok, dai, forza, forza, come oh, iniziamo l'anno, forza, che se no facciamo tardi, dai, dai Mari, vai, fatti a vestire. Lo so, quest'anno non ti accompagno come l'anno scorso, uffi però. Il primo giorno di scuola ti volevo accompagnare, invece no. No. Va bene. Ciao, fatti bella. Noi andiamo a fare colazione. Devo mettere mascara. No, sto scherzando. Vabbè, ciao. Ecco la signorina. Mamma ti ha preparato il latte con i tuoi biscotti preferiti. Ok? Che sonno. Che sonno. Vero? Eh? Allora che pensi? Niente. Vai, prendi il primo biscotto. Penso solo di stare a casa. Hai realizzato? Stai realizzando? No. No, eh? Va bene, dai. Mamma ti lascia fare colazione. Ok. Ok? Uh-huh. E ci vediamo fra poco che ci andiamo a fare belle, belle, belle per questo primo giorno. Sì. Eccomi qui, sono Sei pronta, mamma? Mm-hmm. Ah, ti sei... Che carina, come sei carina. Grazie, grazie. Che devi farti? I capelli. I capelli. Dobbiamo andarci a fare belle con i capelli. Sì, sì. Eh? Mangio la signorina qua. E sì? Poi mi vado a ancora sta mangiando. Ah, la signorina ancora mangia. Beh, ma lo sappiamo che ti sei molto lenta. Perché se no io vi sveglio così presto. Ah, io mi sveglio... Normalmente. Tu sei velocissima. Sì. Cioè, ragazzi, io ho due figlie opposte. Una veloce, fa le cose con due minuti. L'altra, il nostro bradipo. Eh? Senti, intanto che ti pettini, che ti finisci di sistemare, dimmi una tua emozione. Come ti senti? Ansia. Ansia, anche te, veramente? No, sinceramente non saprei. Saprei che emozione sono, che emozione ho in questo momento. Sei un po' agitata? No. No, per niente? Niente no, perché comunque i professori li conosco tutti e più o meno sono tutti la stessa. Beh sì, è proprio il fatto di iniziare di nuovo un altro anno. L'ansia perché poi sì, ogni giorno alle sette meno un quarto. Sono alla sveglia. Ma tu ci pensi che l'anno prossimo già farai la terza media? Non farai gli esami, no dai, non lo diciamo oggi, eh? Oggi sono in seconda media. Non mettiamo subito l'ansia. Come sto in seconda media? Non sono in seconda elementare. Seconda media, mamma mia. Senti, ma a proposito, dimmi. Ma hai preparato lo zaino tutto quanto? Io ci hai messo tutto? La anche i compiti no. Dell'estate? No, no, la merenda adesso la vai a preparare. Libri no. Ho messo solo i quaderni. Va bene. È spuntata la signorina. Hai finito di fare colazione? Sì. Hai mangiato tutto? Mm-hmm. Io vado a vestire. Ti senti sazia? Sì. Dove vai? A lavarmi. Ah, ok. Ti inseguiamo. Fatti bella anche te, eh? Mm-hmm. Ciao. Ciao. A fra poco. A fra poco. Vediamo il nostro zainetto. Zainetto, già mi sono arrivata per i capelli. Siamo qua, vicino alla mia pochettina. E Marianne è pronta. Io sono pronta, e adesso che faccio? E adesso aspetti, ti rilassi. Faccio ciao, io me ne vado, faccio Maria. Maria, io me ne vado. Adesso che si fa? Aspettiamo così. Che si fa allora? Eccomi! Eccola anche l'altra signorinella! Pronta? E adesso vado a fare i capelli. Ok, forza. Andiamo! E poi ci mettiamo quel bel grembiulino! Metto qua e questo qui. Come adesso. Ci vogliamo fare i capelli questa mattina? Non so se farmi ciuccetti così oppure... Oppure giusto un ciuccettino piccolino qua. Va bene, allora adesso vede mamma come farteli. Vai, inizia a darti una bella pettinata ai capelli, poi mamma te li lega. Stamattina Frozen e Frozen oppure la bella addormentata.
Frozen. Ci pettiniamo con Frozen questa mattina. Oggi sono... una principessa del ghiaccio. Sì. Però era più della questa, mi sa. Perché? Perché sono... Perché hai ragione, effettivamente hai pienamente ragione. Che la bella addormentata nel bosco si fece un bel sonno lungo lungo. Ok, i miei capelli erano belli lisci. Lisci lisci. Quindi possiamo rimetterli a posto. Allora, che profumino mi metto oggi? Quello glitterato, questo? Mm-hmm. O questo qui? O quello col cuoricino? Mettiamo sempre la linea Frozen. Allora questo? Sì. Anna sarebbe, però sembra del cartone. Fammi sentire. Che buon profumo. E adesso mi fai l'acconciatura. Voilà ragazzi, ecco la mia acconciatura. Guardate che carina. Sei bellissima. Ma ci siamo messe le stelline. Le stelline? Perché oggi una ti senti qua. Una stella. Una qua e una qui. Devi fare la stella brillante. Perfetto, siamo pronte. Dobbiamo mettere solo il grembiolino. Il grembiolino. Eccolo lì. Eccolo là. Eccolo qui. Aspetta che te lo prendo io. Tieni. Ok, togliamo la stampella. Allora. Ecco. E adesso lo apriamo. Ecco qui. Ok. Ok, e adesso me lo metto. Sei emozionata? Sì. Eh? Oddio, si avvicina, già caldo. Si avvicina l'ora. Ci stiamo infilando il grembiulino. Questo vuol dire che si sta avvicinando l'ora dell'inizio di scuola, Desi. Sì. Okay. Devo ancora realizzare io, se devo dire la verità. Grande, no? Ti sta perfetto. Bellissima che sei. E oggi sono un unicorno. Sei un bello unicornino. Un mini unicorno, perché piccolino, un bambino. Che bella. Dobbiamo finire di fare lo zaino. Andiamo. Ecco. Mari, quella è la tua acqua, prendila, che te l'eri dimenticata. Speriamo di non perdere. Secondo te che cosa... Che scatolina ti ha messo mamma? Non lo so. Sembra... non è la prima, lo so, non è la prima. Non lo so, lo scopriremo qua, a scuola. Ok. Pronto? Ecco qui. Perfetto, siamo pronte? Sì. Perfetto. Ciao. Ciao mamma. Ciao amore. Buon inizio scuola mamma. Grazie. In bocca al lupo e mi raccomando, poi quando torni vi racconto tutto, ci racconterai tutto com'è andata questa splendida giornata. Ok, ciao. Ciao amore. Sì. Ludovica, oggi inizia la scuola, io devo andare, capito? Io devo andare. Sì. Ma che stai facendo? Sto parlando con lui. Che gli stai dicendo? Che dobbiamo andare? Sì. Sì, è ora. Dobbiamo andare veramente. Vai, lascia Ludovica, ciao. Digli Ludovica, ciao, ci vediamo dopo. Sì, veloce. Ciao, ci vediamo dopo. Sei pronta? Sì. Vai, lo zaino. Hai preso tutto? C'hai tutto? Sì. Fammi di vedere, grembiule, capelli fatti. Zaino pronto, merenda messa, acqua messa, quaderni e libri soprattutto messi. Astucci? Tutto pronto? Sì. Possiamo andare? Vai. Andiamo. Andiamo. Aspetta. Ok. Mi sta cominciando a prendere l'ansia. Io so peggio di Desiree, ragazzi, eh. Devo essere sincera. Vai, calma, respiriamo. Ecco qui, andiamo. Oddio. Iniziamo questa seconda elementare.
guardatela come sta. Qual è il tuo pensiero? Che pensi? A tutto. Come sta lo stomaco? Male. Eh? Male. Andiamo. Ah. Apriamo il cancello? Sì. Ah, che forte. Sei pronta, Tete? Sì. Andiamo. E che ti fermi? Dai, andiamo, che se no facciamo tardi, eh. Sì. Beh, sì. Che? Lo zaino. Mamma, andiamo. Oh, Madonna, brigati. Mannaggia. Vedi perché noi usciamo prima, ragazzi, per questo motivo. Speriamo che... Ah, ma sta qua. Meno male, almeno che non dobbiamo tornare fino a su. Dai. Dai, andiamo. Va bene, dai, sta qua, quindi possiamo anche andare con calma. Ok. Eh? Sì. Che ci abbiamo ancora qualche minuto. Ce la fai? Va bene, dai, alla grande proprio. Ok, rilassiamoci, adesso possiamo andare. Sei pronta, Tete? Sì. Eh? Uh-huh. Come ti senti? Ansiosa. Ansiosa. Senti, ma che cosa pensi di questa giornata? Vai, vai, andiamo però, eh. Che cosa pensi di questa giornata che verrà? Penso che sarà bella, almeno credo. Mm? Ma ti faranno già studiare? Non penso. Speriamo di no, vero? Eh? Va bene, lo vedremo oggi. Poi dopo ci devi raccontare tutto, eh? Dai, andiamo, dai. Andiamo, andiamo. Ragazzi, continua a dire, oddio, oddio. Ti giuro, mi fai morire. Fammi vedere la faccia. Ehi, ma stai col fiatone? Ma il fiatone perché sei già stanca di camminare o perché c'è qualche altra emozione? Perché c'è ansia. Lei vive di ansia, ragazzi, vive di ansia. Già sta cominciando a dire, mamma, ma avrò fatto bene i compiti per le vacanze, ma adesso che cosa faremo? Mi ha fatto 30.000 domande, vero? Sì. Eh? Va bene, amici, noi qui vi salutiamo. Sì. Perché adesso non possiamo fare riprese davanti alla scuola e quindi, in bocca al lupo, amore mio, e ci vediamo dopo al tuo ritorno. Okay? Ok? Che ci racconti tutto, come tutto quanta la giornata, come è andata. Okay? E se l'ansia soprattutto è aumentata o diminuita. Vero? Ok, ciao amore. Ciao. Vai, dirigiti. Ragazzi, eccomi qui, sono le 12, è mezzogiorno e fra pochi minuti Marianna tornerà a casa e vediamo cosa ci racconterà di questo primo giorno di scuola. Vediamo, aspettiamo. Eccomi qui. Eccola qui, ragazzi, è tornata Marianna. Ciao amore mio, bentornata. Ciao. Ti vedo stanca. Molto. Eh? Ah, rilassati. Hai bisogno di rilassarti. Sì. Allora? Bene. Com'è andata? Ho saputo che non c'è una professoressa. Come? Sì, perché cambieremo professoressa. Una professoressa ce l'hanno cambiata, quella di tecnologia. Ah. Arriva una che è un po' più brava, però
è precisa proprio, proprio bella precisa. Ah, va bene, dai. Poi quella di matematica essere precise, quelle di tecnologia. Quella di matematica non c'è. Cambiano tutti i professori. Quello di motoria non ci sta. Che peccato. Vabbè, quello di motoria forse non c'è, non ci sta. Vabbè, si vedrà. E per il resto com'è andata? Bene, bene. Che avete fatto? Non c'è di che. Relax oggi, relax, primo giorno. Gossip. Con i professori. Sì. Racconti dell'estate, cosa sì. avete fatto. Sì. Ti sei rilassata anche a scuola oggi? Mm-hmm. Con gli amici? Rivisto tutti. Mm-hmm. Dai, sono contenta. Beh, adesso voglio mangiare, mammina. Ma io ancora devo preparare il pranzo. Ah, ok. No, adesso okay. mangiamo. Aspettiamo che torna Desiree e vediamo cosa ci racconterà. Ok? Quindi aspettiamo l'ora per andare a prendere Dedè. Tu vatti a rilassare Ciao. Nel tuo letto. Ciao. Eccoci qua, amore mio. Finito il primo giorno di scuola. Eh sì. Allora, com'è andata? Non ti vedo niente in mano. Non avete fatto dei lavoretti come l'anno scorso? No. Ci sono le cose sul quaderno. Ah, ok. Com'è andato questo primo giorno? Poi mo che andiamo a casa mi racconti bene. Bene, è andato molto bene. È andato molto bene. Mamma, dovevamo prendere il diario. Il diario? Ah, allora quest'anno serve il diario. Sì. Ah, allora in questi giorni, mo subito, magari domani, mo vediamo un attimo. Andiamo a comprare un bel diario. Già hai pensato come lo vuoi? No, veramente no. Veramente ne avevo pensato uno. Uno l'avevo pensato. Quello delle BFF. Quale? Quello delle BFF. Ah, quello che avevi... L'avevi visto delle BFF? Sì. Ci stava? Sì, una volta l'ho visto. Ah, va bene. Oh, con calma ci andiamo a scegliere un bellissimo diario. Marianna già è ritornata, già è tornata, ma lo sai che gli hanno cambiati i professori? Tre professori cambierà Marianna quest'anno. Speriamo bene, speriamo che saranno dei bravi professori. Invece a te sempre le stesse, Sì. Ho visto oggi all'uscita avevate quella di matematica. Sì. Però cioè, in tutta la giornata ci sono state tutte e due. Beh, certo, ovviamente. E abbiamo visto pure quella di inglese, però ovviamente non l'abbiamo. Hai ritornata? Sì. Contenta? Che a te mancava tantissimo quella di inglese, vero? Mm-hmm. Però non abbiamo fatto inglese. Vabbè, avete parlato. No, veramente è stata solo poco, un attimo. Hai detto una cosa e poi è andata nella loro classe. Ah, nella ok. tua classe. Eccoci rientrati a casa. Mari, è ritornata anche Desiree. Ciao. Com'è andato il primo giorno di scuola? Bene. Che hai fatto? Tante cose. Tante cose? Non tante. Io non ho fatto niente. Io poche cose, però abbiamo scritto, abbiamo disegnato. Ah, E facci vedere qualcosa. Okay. C'hai qualcosa da farci vedere? C'ho qualcosa nel quaderno, ma niente di che. Va bene, vediamo. Allora, abbiamo fatto questo qui. Oh, che carino! Eccoci di nuovo tutti, oggi nella nostra aula per tornare ad imparare. Che carino! Ricordando le vacanze, l'esperienza più emozionante. Io ho fatto così perché non mi veniva in mente. Gli scivoli, la giornata più divertente, me e l'animatrici. Gli amici che ho incontrato. Questo qui è perché... Me e Dalia, che carino! Ma è molto carino! Molto brava! Ancora? E meno male che non hai fatto nulla! E poi ho scritto questo. Ah, a me piace andare a scuola perché... Ci sono i compagni e le maestre. Ma è vero che ti piace andare a scuola? A scuola? Perché? Ma sì, è importante andare a scuola, vero Marianna? Perfetto ragazzi, che è sta faccia che hai fatto, ti ho visto Perfetto ragazzi, vi abbiamo fatto vedere questa primissima giornata di scuola. E voi com'è andata? Se siete già andati oppure dovete andare, siete appena tornati o tornerete dopo? Lasciateci un bel commento. Certo. E come sempre noi vi diciamo...
Speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto. Mettete un pollicione, iscrivetevi al canale delle sorelle pazzerelle e attivate la campanellina din don din don. E lasciate molti commenti. E al prossimo video, ciao! Ciao ragazzi! Siamo sorelle.